Li incontri dove la gente viaggia e va a telefonare. Col dopobarba che sa di pioggia e la 24 ore. Perduti nel Corriere della Sera, nel vai e vieni di una cameriera. Ma perché ogni giorno viene sera? A volte un uomo è da solo perché ha in testa strani tarli, perché ha paura del sesso o per la smania di successo, per scrivere il romanzo che ha di dentro, perché la vita l'ha già messo al muro, o perché in un mondo falso è un uomo vero. Dio delle città e dell'immensità, se è vero che ci sei e hai viaggiato più di noi, vediamo se si può imparare questa vita e magari un po' cambiarla, prima che ci cambi lei. Vediamo se si può farci amare come siamo, senza violentarci più con nevrosi e gelosie, perché questa vita stende e chi è steso dorme o muore. Oppure fa l'amore. Ci sono uomini soli per la sete d'avventura, perché hanno studiato da prete o per 20 anni di galera, per madri che non li hanno mai sfezzati, per donne che li hanno rivoltati e persi, o solo perché sono dei diversi. Dio delle città e dell'immensità, se è vero che ci sei e hai viaggiato più di noi, vediamo se si può imparare queste donne e cambiare un po' per loro e cambiarle un po' per noi. Ma Dio delle città e dell'immensità, magari tu ci sei e problemi non ne hai, ma qua giù non siamo in cielo. E se un uomo perde il filo, è soltanto un uomo solo.